Bene, iniziamo. Allora, buonasera a tutte e tutti, benvenuti al quinto incontro del corso di formazione dedicato all'educazione civica, digitale a scuola e in biblioteca, proposto dal sistema bibliotecario di Fano in collaborazione con il Polo Scolastico 3 di Fano nell'ambito del settembre pedagogico. Io sono Tommaso Baiano, insieme a me nel gruppo di lavoro c'è la professoressa Arianna Piermattei del Polo Scolastico 3, Valeria Patrignani, responsabile del sistema bibliotecario, e Camilla Ridolfi, una collega bibliotecaria che adesso ci segue in regia e che eventualmente ci aiuterà nello svolgimento migliore possibile di questa lezione da un punto di vista tecnico. Allora, anche questo quinto laboratorio intitolato Cyber Security e Autodifesa Digitale ha evidentemente un contenuto specifico che lo differenzia dagli altri incontri che abbiamo già svolto e da quelli che andremo naturalmente a svolgere. Ci sono evidentemente anche elementi di continuità con gli altri laboratori già svolti, se non altro dal punto di vista dei software, delle tecnologie che stiamo utilizzando. Anche oggi, vi propongo, una lezione simulata alternata a momenti di riflessione, di meta-riflessione, perché abbiamo bisogno di mettere sotto la lente di ingrandimento il tipo di lavoro che stiamo svolgendo per capire quali abilità, quali competenze stiamo stimolando, stiamo cercando in qualche modo di maturare o di accennare, insomma, accennare per poterle poi eventualmente declinare nell'ambito scolastico o di servizio di riferimento nel quale lavoriamo. La nostra classe, come sappiamo, è quest'aula digitale è diversificata. Voi siete insegnanti, bibliotecari di strutture diverse, anche di città diverse, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, bibliotecari di biblioteche pubbliche e non solo. Quindi sta a me naturalmente cercare di proporvi un contenuto sufficientemente e una metodologia sufficientemente trasversale per potervi anche dare l'opportunità di arricchire un po' la vostra cassetta degli attrezzi. Vale la pena fare un breve riepilogo delle lezioni già svolte perché la lezione di oggi è anche una lezione che è uno snodo importante rispetto alla cornice nella quale ci stiamo muovendo, che è quella della legge sull'educazione, che reintroduce l'educazione civica a scuola e che quindi ci propone come ambiti tematici i tre ambiti tematici principali, che sono appunto la Costituzione, la sostenibilità e l'educazione alla cittadinanza digitale. Ecco, il laboratorio di oggi è nel cuore della cittadinanza digitale, come lo è stato in effetti anche l'ultimo laboratorio che abbiamo fatto, quello di 3 giorni fa. Però ecco, penso che sia importante riproporvi allora il percorso fatto. Nel primo laboratorio abbiamo cercato di capire, con degli esempi anche diciamo pratici, molto basilari, no? Il ruolo che hanno le fonti informative nei processi di apprendimento, eh? E l'abbiamo fatto utilizzando enciclopedie, dizionari. Nel secondo incontro abbiamo visto invece quali fonti informative abbiamo disponibili online, a differenza magari di qualche decina di anni fa, e Ok. soprattutto quali di queste fonti hanno davvero, possono avere un peso specifico notevole nella nostra attività di servizio, nella nostra attività didattica. Abbiamo visto anche contestualmente quali software ci offre il mondo digitale come strumenti di analisi linguistica dei testi. Perché? Perché abbiamo visto che il testo digitale è estremamente manipolabile, anche facilmente manipolabile. Ci sono degli strumenti che ci consentono di fare una metalettura che in pochi minuti ci fa arrivare a scovare all'interno dei testi dei particolari che, fatti
su altri supporti non sarebbero semplicemente faticosissimi e forse addirittura impossibili. Nel terzo incontro abbiamo cominciato a introdurre il tema della valutazione del contenuto delle fonti informative. Lo abbiamo fatto a partire da un'immagine, da alcune immagini. Non siamo partiti dal testo questa volta, perché abbiamo capito che comunque i contenuti digitali cioè i codici dei contenuti digitali sono differenti, possono essere testuali, possono essere visivi, possono essere sonori. E la valutazione di una fonte informativa l'abbiamo cominciato a fare a partire da delle fotografie, provando insieme a tracciare, no? A delineare una grammatica, in qualche modo, delle chiavi di lettura di queste immagini che ci possano portare appunto a identificare eventuali manipolazioni, eventuali cose storte che non sono, come dire, non sono pertinenti e rilevanti rispetto a un percorso che stiamo facendo. Per cui ecco, poi il caso proprio più eclatante è quello delle fake news. Nel quarto incontro, quello dell'altro giorno, abbiamo introdotto il tema del diritto d'autore, del copyright, detto all'anglosassone, che è evidentemente una riflessione, è un tema legato al valore dell'informazione, no? E quindi abbiamo proseguito, diciamo, su quel percorso della valutazione delle fonti, guardandolo non tanto più dall'angolo della verità o falsità, della pertinenza o della rilevanza, ma piuttosto proprio della proprietà, il concetto di proprietà intellettuale che è centrale nella società attuale, abbiamo detto, è uno dei diritti più decisivi, probabilmente, della convivenza civile. Oggi, quinto laboratorio, per questo ci tenevo anche a fare un po' il riepilogo, continuiamo in un certo senso la riflessione intorno al valore dell'informazione, lo facciamo più dall'angolazione della privacy, dell'identità, della reputazione, della consapevolezza, che sono evidentemente temi e valori estremamente importanti e che, come appunto vi avevo anticipato, sono al centro della legge che reintroduce l'educazione civica all'interno della scuola. E non parleremo naturalmente della Costituzione o della sostenibilità direttamente, ma dovendo affrontare il tema della cittadinanza digitale, vedrete che sarà gli agganci con la cornice, diciamo, normativa di carattere costituzionale, eccetera, sono assolutamente, assolutamente alla portata di mano e assolutamente poi direi anche declinabili in base al contesto di insegnamento di servizio nel quale voi vi trovate ad operare. Dunque, vado in presentazione e concludo con questo riepilogo, facendovi vedere la scheda di progetto. Allora, la scheda di progetto la troviamo, come al solito, nella cartella che ho condiviso con voi, nel cui ci sono tutti i materiali, ci sono i documenti, le presentazioni e i vari file che stiamo producendo man mano. Ecco, quello di oggi abbiamo detto, l'incontro di oggi si intitola Cyber Security e Autodifesa Digitale, lo apro. Come per gli altri incontri, questa scheda ormai avete imparato a riconoscerla, evidentemente è una scheda sintetica che a noi, diciamo, gruppo di lavoro ci è tornata utile per poter in poche righe sintetizzare obiettivi e metodologia e quindi mappatura delle competenze. E se, come ricorderete, nella sezione dedicata alla mappatura delle competenze, oltre alla proposta che vi facciamo noi, una proposta che vi facciamo noi in termini di obiettivo specifico che potreste perseguire, naturalmente abbiamo sempre riferimenti alla raccomandazione europea, alle indicazioni nazionali. E nelle indicazioni nazionali naturalmente non c'è nulla che faccia riferimento diretto al tema di oggi. C'è qualcosa invece evidentemente nel Piano Nazionale Scuola Digitale e non a caso è stata fatta anche questa legge
C'è invece tantissimo nell'articolo 5 dedicato all'educazione alla cittadinanza digitale. Tutti i commi dall'A al comma G fanno riferimento direttamente al tema che andremo ad affrontare oggi, eh? Quindi dall'analisi al confronto delle fonti, all'uso delle tecnologie, alla tutela della propria salute, del proprio benessere psicofisico, anche quando si è in un ambiente digitale, vedrete sono centrali nella lezione di oggi. Bene, parto con un po' di simulazione, questo è quello che farei anche con i bambini o con i ragazzi, dovessi trovarli sia in presenza che a distanza, ecco, in un ambiente digitale come siamo ora, io ai miei ragazzi, ai miei allievi o ai miei utenti, proporrei di fare un po' di brainstorming. Ormai l'avete capito, quando inizio le lezioni, probabilmente lo fate anche voi, quando inizio le lezioni faccio sempre un po' di discussione iniziale, sì, di confronto, di raccolta di opinioni, di punti di vista, di pregiudizi, di preconcetti, perché appunto poi diventa anche più facile proseguire nella costruzione della lezione, nello svolgimento della lezione, nella costruzione anche dei saperi, no? Ecco, ho aperto Opera come browser. Qua uso Mentimeter, scusate, Ecosia come motore di ricerca e cerco il solito Mentimeter, che ormai avete capito è questa piattaforma gratuita che potete utilizzare anche voi a livello base per poter fare delle presentazioni, per poter fare anche eventualmente brainstorming. Allora, creo una nuova presentazione. La presentazione, in questo caso, gli do un nome, la chiamo Internet, la creo ed ecco bene, mi propone al centro lo spazio bianco, all'interno dello spazio bianco le vostre risposte verranno presentate sotto forma di nuvoletta di parole. E qual è la domanda alla quale vi chiedo di rispondere? Lo chiedo anche ai bambini, appunto, che cos'è Internet. La domanda di oggi è questa. Che cos'è Internet? Come fate a rispondere a questa domanda? Ormai dovreste ricordarvi. Cliccate, aprite una nuova scheda sul vostro browser. Lo faccio anch'io così ve lo mostro anche in diretta. Scrivete www.menti.com. Date l'invio, vi apre questa casellina di inserimento di numeri. I numeri che dovete inserire sono 99 17 22 5. Li incollate dentro questo spazio qua, cliccate su Submit, dopodiché avete la possibilità di inserire tre risposte alla domanda: che cos'è Internet? Tra l'altro, torno un attimo indietro perché vi voglio dare la possibilità di inserirne anche più di tre. Ecco, potete rispondere più volte, potete rispondere. Ecco. Bene, lascio qua in presentazione naturalmente le vostre risposte. Già vedete, qualcuno ha già inviato una stringa di parole che è opportunità. Internet quindi è un'opportunità, Internet è la rete. Ambiente digitale, locale. Una giungla di info, di informazioni, rete di collegamenti. Questo brainstorming dura un po', anche con i ragazzi, con i bambini, dentro le classi, anche con lavagna e gessetto. Loro esprimono. Loro si sforzano, insomma, di immaginarsi quali sono le mille sfaccettature di Internet, man mano che esprimono le loro parole, io le raccolgo e le segno sulla lavagna. In questo caso mi facilitate il lavoro perché in realtà scrivete voi e quindi io devo solo intrattenervi commentando un po'. E siamo a 12 risposte, naturalmente sarebbe bello se tutti voi riusciste in qualche modo almeno una volta ad inserire. Ad inserire una risposta. Come potete capire, una domanda del genere
cioè come dire, produce dentro la classe una curiosità e una discussione, insomma, anche bella motivata, bella accesa, eh? E ogni parola, naturalmente, che viene espressa è un motivo di approfondimento. Adesso qua vedo che davvero le risposte evidentemente poi sono pertinenti. Diciamo che internet, vedete, lo vediamo da tanti punti di vista, vedete, c'è qualcuno che dice che internet è ricchezza, opportunità, che sono dei valori, diciamo, ecco, immateriali, no? Internet sono legami, è caos, altre dimensioni, la biblioteca più grande, connessione di banche dati, spazio di conoscenza, mondo a portata di mano, comunicare a 360 gradi. Bene, vedo le risposte adesso cominciano ad essere 27, quindi è già un bel bottino. Inclusione. Ecco, questa è una risposta anche interessante. Inclusione. Emittente e ricevente, sì. Client server, potremmo dire anche, no? Collegamento tra computer, ecco, rete informatica. Ok. Allora, il punto è con riuscire anche con questo tipo di esercizio a dare ai ragazzi, a dare anche a noi stessi, la multidimensionalità di internet. Ce ne sono due di dimensioni che sono immediatamente percepibili, ma poi talvolta cioè, ci dimentichiamo, no? Di esprimerle nella loro chiarezza. Anche molto, molto, molto definita. Cioè, internet è fatta di cose ed è fatta di relazioni. Tradotto in linguaggio informatico, internet è fatta di hardware, è fatta di software. E quindi internet è una cosa estremamente materiale, ma è anche una cosa estremamente immateriale. E in genere prevale nella percezione collettiva l'idea che internet sia qualcosa di virtuale, cioè di qualcosa che poi in realtà non ha una fisicità, cioè ci si dimentica troppo spesso che internet ha una sua fisicità, una sua materialità, cioè è fatta insomma di materia prima terrestre, diciamo, ecco, non viene dall'iperuranio, ecco. Non viene direttamente, se non altro, dall'iperuranio, la costituzione, diciamo, elementare di internet. E quindi vedete qua le risposte sono davvero tante. Io vi ringrazio, siamo arrivati a 36 e come avrebbero fatto i bambini e i ragazzi, naturalmente qua potremmo passare già un'ora e mezza a discutere di tutti i vari aspetti, cioè voi mi avrete fornito in questo modo un sacco di agganci, no? Anche per parlare, anche tenendo conto della vostra curiosità, dei vostri punti di vista, però naturalmente io adesso non starò a commentare questo brainstorming che ci serviva appunto giusto per attivare, come dire, un po' di preconoscenze, un po' di memoria sulla quale vado ad agganciare poi la proposta di riflessione che vi faccio. Che continuo a proporvi, che continuo a fare insieme a voi, proponendovi poi un'altra cosa. Bene, siamo arrivati a 36 risposte. Internet è certamente tutte queste cose qua e anche di più. Continuano ad arrivarne, naturalmente. Se rimanessimo qua tipo altri 10 minuti, probabilmente vi verrebbero in mente tantissime altre cose che qua dentro mancano. Qua dentro mancano proprio parole specifiche, che noi tutti i giorni, un lessico specifico che noi tutti i giorni utilizziamo in maniera ormai quasi del tutto spontanea. Pensate alla parola social. Non so se qualcuno l'ha espressa la parola social, forse sì, ma ormai si vede pochissimo. Va bene.
Allora, esco di qua, esco da Mentimeter, se volete continuare a rispondere naturalmente la cosa rimane aperta, la slide rimane aperta, vi porto invece, torniamo invece adesso nel mio spazio, nel nostro spazio, su Drive, nel quale conserviamo i materiali. E vi propongo ancora di nuovo un'altra breve attività così collaborativa, di interattiva, e lo faccio utilizzando un altro strumento che ormai riconoscerete subito al volo, e cliccando su Nuovo, appunto qua in alto a sinistra, vado ad aprire un Google Jamboard, una lavagna. Come sapete, tutti i file che noi creiamo dentro Drive ci vengono proposti anche in modalità condivisione. Io intanto lo creo, poi lo condividerò con voi in modalità anonima. Potrei invitarvi mandandovi l'invito via email, ma non lo faccio perché in questo momento è davvero troppo impegnativo dal punto di vista del tempo necessario. Ecco, e il Jamboard lo chiamiamo di nuovo Internet. Ok. Ecco, vi propongo di fare un piccolo esercizio, come dire, anche di consapevolezza, così, di prestare un po' attenzione a una fotografia che vi carico adesso. Allora, noi abbiamo utilizzato Jamboard sempre in modalità post-it, no? Scriviamo la nota adesiva, e la pubblichiamo, no? Adesso io l'annullo, perché in realtà, nel mio caso, stavolta non vi scrivo una domanda, ma vi carico una fotografia, che seleziono naturalmente dal mio dispositivo. E carico qua dentro è un'immagine, una fotografia di un pezzo di città, di una città, nella quale ci sono evidentemente c'è una scena, la scena principale è quella di una strada trafficata, e poi vedete ci sono anche delle sottoscene perché ci sono persone e altri vari particolari. Allora, la domanda è: alcuni di voi insegnanti hanno già partecipato dei corsi con i ragazzi qua alla Memo nel corso degli anni, quindi l'avranno già vista questa cosa. Però tenete conto che adesso noi la stiamo sperimentando questa cosa online, in un ambiente digitale, e l'effetto può essere anche altrettanto interessante che farlo in presenza. Quindi io adesso vi sto mostrando questa fotografia, la domanda che vi faccio è: dove vedete internet voi in questa fotografia? O per essere più precisi, una persona esperta, come dire, non di informatica, esperta e curiosa a tal punto che gli piace smontare, no, le cose e rimontarle, cioè smontarle per vedere come funzionano. E rimontarle magari potenziandole, cercandone i punti deboli, quindi cercandone i punti deboli per poterli in qualche modo migliorare. Questo fanno gli hacker per definizione storica. Poi noi abbiamo cominciato, come dire, a pensarli come dei malvagi che vogliono distruggere tutto. In realtà gli hacker, quando sono per davvero tali, sono, come dire, dei pionieri della libertà dell'informazione. Quindi, cosa vedrebbe un hacker in questa fotografia? Dove vedrebbe internet, soprattutto un hacker? Allora, vedo che c'è qualche messaggio in chat, ma non andrò adesso in chat, se non prima, se non dopo aver copiato il link alla Jamboard che vi condivido nella chat, quindi in modalità anonima, per consentirvi, appunto, aspettate un attimo, se riesco, eccola qua, ce la faccio a incollare l'indirizzo della Jamboard. Voi dovreste riuscire a entrare, semplicemente cliccando. Man mano che entrate, voi ormai avete capito come si fa a esprimersi su questa lavagna, inserite il vostro commento. E salvate. Vedo che siamo in 14, speriamo che ci si riesca tutti ad entrare. In questo
qualche modo, se non altro per vedere anche il funzionamento di Jamboard. Io ve lo propongo sempre per qualsiasi tipo di contenuto perché è una lavagna e quindi si presta benissimo a questo tipo di lavoro interattivo. Quindi la domanda è: dov'è internet in questa fotografia? Scusa, io, sì. Solo visualizzazione. Ok, allora di nuovo si è riproposto il problema dell'altra volta. Non vi preoccupate, adesso lo sblocco subito. Purtroppo il fatto di aver assegnato il permesso come editor sulla cartella non lo esporta anche nel file interno. Quindi io adesso, vedete, ho cambiato sul file i permessi, vi ho messi sostanzialmente come editor e adesso dovreste riuscire a modificarlo. Non so, io magari lo ricopio adesso e provo a rinviarvelo, non vorrei che fosse cambiato qualche cosa. Sì, adesso ce la fate a muovere, vedo che ce la fate tutti. Scrivete pure se avete qualche problema tecnico. Bene, la fotografia è questa. Vi ricordo che nel caso non ci dovesse bastare lo spazio, noi possiamo creare delle altre lavagne vuote e scrivere là dentro i nostri commenti. E per chi non se lo ricordasse, la nota adesiva si trova sulla sinistra, vi consente di scegliere un colore e di esprimere qualche cosa sotto forma di testo. L'immagine io la rimetto sempre al centro, anche se qualcuno prova a spostarla, ma so che vi state esercitando nel funzionamento, quindi fatelo pure. Allora, io qua, ecco, benissimo. Io qua adesso ho tre risposte. Dov'è internet? Il marciapiede, la strada, le targhe delle auto. Internet è nei telefonini, nelle tasche delle persone per regolare i semafori, nelle automobili che hanno i navigatori o apertura elettronica. E certo, naturalmente voi siete adulti, avete già una certa conoscenza magari di come funzionano certe cose, i bambini o i ragazzi non è detto che abbiano naturalmente, che riescano a vedere esattamente le stesse cose che vedete voi. Quindi tenetene conto, io faccio questo brainstorming per capire non solo il livello di lessico appunto che sull'argomento ha la classe, e quindi la padronanza terminologica diciamo rispetto all'argomento, ma lo faccio anche proprio per vedere se poi anche tecnicamente ci sono delle competenze, insomma, sì, chiamiamole così, delle competenze o comunque dei saperi legati a internet. Nelle case e nella rete telefonica che corre sotto la strada, in tutto quello che vedo, sì. Eh sì, internet è pervasivo, quindi è ovunque. Bene, se non dovesse bastarci lo spazio, mi raccomando, potete anche esprimere nella slide 2 o 3 i vostri punti di vista. E quindi questo probabilmente è un test. Anche nei cavi nascosti, fibre ottiche sotto la strada. Internet, sì, è anche sotto la strada. Altri nella rete telefonica, sì, vediamo se ci sono risposte nelle altre lavagne. No, siamo ancora tutti concentrati qua. Quanti siamo? 30 visualizzatori, quindi come simulazione d'aula, diciamo che vi rendete conto che è abbastanza. È abbastanza significativa. Internet nel paesaggio stesso, risponde qualcuno. Vediamo un po' in chat, mi arrivano delle
La domanda è: dov'è internet? Sì, grazie, grazie Camilla. Bene. Benvenute a chi è arrivato ora. Stiamo facendo un po' di brainstorming, quindi siete all'inizio. Potete. Allora, internet è soprattutto nelle onde elettromagnetiche che circolano nell'aria attraverso i vari ripetitori. Nella telecamera di sicurezza del negozio, eh già, nelle case, nella rete telefonica che corre sotto la strada, qualcuno prova a asportare la fotografia. Vediamo se ci sono risposte nelle altre slide. No. Nei vari dispositivi presenti nell'ambiente, in noi stessi, stiamo diventando rete. Ecco, queste risposte, vedete, cominciano ad allargare la sfera di influenza di questo, di questa realtà che abbiamo detto è hardware e software, eh? Quindi è materiale ed è immateriale. E io vi proporrei, se non vi dispiace, guardate, alcuni di questi commenti li trasferisco nella nuova slide, perché sennò tra un po' non si leggerà più nulla, non si leggerà. Questo lavoro, naturalmente, io lo propongo, cioè lo propongo ai miei ragazzi e ai miei allievi, naturalmente lo impongo, perché poi a un certo punto ho bisogno, soprattutto se sono in chiaro, ho bisogno di capire chi sta lavorando e chi no, in un certo senso. E quindi trasferisco un po' di... No, scusate, trasferisco qua un po' di risposte. Cambiate anche voi eventualmente slide, perché se rimaniamo tutti sulla prima, tra un po' vedrete si sovrappongono i messaggi, e non, i post-it e non ci si capisce più nulla. Internet è pervasivo, quindi è ovunque. Da un punto di vista strutturale, ovunque ci siano strumenti come cavi telefonici e fibre. Da un punto di vista sociale, in chiunque stia camminando con un cellulare acceso. Nei vari dispositivi presenti nell'ambiente. Siamo un po' apocalittici. Giusto un pelo. Nei tutor per il controllo della velocità, ovunque, eccetera. Bene. Allora, cari e care tutte, io mi fermerei qua adesso con questo esercizio di brainstorming. Mi pare che, come dire, abbiamo risvegliato, se non altro, la nostra memoria intorno alle varie sfaccettature di internet. Abbiamo addirittura utilizzato due ambienti per fare questa raccolta di punti di vista, e adesso sono più che sufficienti per poter naturalmente innestare il proseguimento di questa lezione con i contenuti che vado a proporvi. Allora, esco da qui, naturalmente voi continuate, se volete continuare a commentare fatelo pure, poi rimarrà a disposizione di tutti nella cartella. Io adesso mi porto invece sulla slide, sulla presentazione che trovate sempre poi dentro Google Drive. E questa è la fotografia che abbiamo visto. Allora, dopo aver fatto questo brainstorming con i ragazzi, avergli chiesto naturalmente di esprimersi quanto più è possibile intorno a questa domanda, che cos'è internet oppure dove la vediamo, dove la vede un hacker, faccio rivedere la fotografia e poi piano piano comincio a mappare i vari elementi di questa fotografia che sono evidentemente connessi a internet. Quindi le strade, i palazzi, gli autobus, la videocamera che è qua al centro e che riprende naturalmente tutte le targhe. Di ogni targa naturalmente riusciamo a ricostruire il profilo del mezzo, ma anche poi naturalmente delle persone che ci sono dentro, no? Perché ogni automobile, ogni mezzo comunque è associato a una persona fisica. Internet naturalmente, i semafori sono collegati a internet, sono collegati a internet anche i telefonini delle persone, che di fatto ci dicono, come dire, contengono i profili, no? Delle persone, dei loro proprietari. E
Naturalmente, se fossi un hacker, direi, cioè penserei anche che dentro il profilo del tizio che qua sta camminando sul marciapiede, se riuscissi ad entrare nel suo, con un qualche espediente, diciamo, digitale, informatico, entrare nel suo telefonino, potrei addirittura arrivare a leggere tutti i suoi dati, tutti o buona parte dei suoi dati personali. Ormai tutti i nostri dati personali sono digitali, dalla nascita, appena si nasce, la prima cosa che si fa è sostanzialmente andare all'ufficio dell'ASL e si registra su un computer il nome del neonato, della neonata, con tutte le varie poi conseguenze in termini di diritti e di doveri che questo comporta. Naturalmente tutti questi dispositivi, vedete, sono collegati. Una persona abbastanza abile a vedere, come dire, a cominciare a riconoscere internet, la pervasività di internet, e comincia sostanzialmente fa questo. Un hacker lo fa per definizione, diciamo, toglie quella realtà che noi percepiamo dalla fotografia, così nella sua anche complessità, la toglie e comincia a vedere solamente, come dire, i dispositivi e le relazioni che ci sono tra questi dispositivi. Questo è sostanzialmente quello che è stato chiamato cyberspazio, cioè, come dire, viene chiamato più o meno indistintamente web, cyberspazio, oltremondo, insomma, è un mondo che i più grandi in quest'aula, tipo appunto anche io stesso, quando eravamo ragazzi ci potevamo semplicemente immaginare. Cioè, in realtà internet esiste già da 50 anni, la rete è stata cominciata a costruire già 50 anni fa, però naturalmente 20, già solo 30 anni fa era ancora per pochi, ecco, e solo quegli esperti si immaginavano già di vivere in un cyberspazio, scrivendo anche romanzi di fantascienza. Negli anni 80 ci sono tanti romanzi di fantascienza ambientati in questo contesto, no? Che solo alcuni riuscivano a vedere. Naturalmente noi oggi, vedete, lo vediamo e lo capiamo anche, no? Sappiamo che passiamo moltissimo tempo qua dentro, perché qua dentro noi troviamo tutto, troviamo in realtà. Troviamo amici con cui chattare, parenti, quindi troviamo persone, ma troviamo anche commercio, troviamo libri, abbiamo visto, no? Troviamo biblioteche digitali, troviamo enciclopedie, troviamo software che ci consentono di prendere un testo e di smontarlo in mille frammenti e ricostruirlo come ci pare, no? Le lezioni che abbiamo fatto, i quattro incontri precedenti, li abbiamo svolti in questo ambiente. In questo momento noi stiamo in questo ambiente. Io sono qui da solo nell'aula didattica della Mediateca Montanari, ognuno di voi è in uno spazio personale della casa sua o in un posto di lavoro. Di fatto stiamo comunicando, e siamo a distanza, ma anche no, cioè nel senso, evidentemente stiamo condividendo dei contenuti, stiamo condividendo anche delle azioni e dei processi. Quindi questo, secondo me, è un qualche cosa che può essere mostrato, insomma, produttivamente anche ai nostri ragazzi e ai nostri bambini. Abituarli sin da subito a capire che esiste un mondo, cioè fisico, e un mondo digitale. Questo non è un mondo virtuale, questo è un mondo digitale. Cioè, è la realtà fisica, e le relazioni che sono tradotte, sono convertite in linguaggio digitale, quindi in un linguaggio binario 0-1 che appunto consente un'infinità di combinazioni e quindi la possibilità anche di comunicare con una soddisfazione anche reciproca in un certo senso. Allora, vado avanti. Naturalmente noi abbiamo visto queste immagini qua, con tutta la serie di relazioni che ci sono fra elementi software, hardware e software. Naturalmente voi, non so se l'avete mai capitato di vederla, questa mappa, adesso c'ho una cosa che mi nasconde qua, ecco, niente, c'ho un pannello di controllo della slide che mi impedisce di prendere l'indirizzo, ecco, per cui lo vado a copiare da qua. Allora, questa è una slide che io vi sto facendo vedere con la cablatura
che attraversa i mari del pianeta e che adesso vi faccio vedere in diretta. Esiste un sito praticamente sul quale noi possiamo andare a visualizzare anche ingrandendo tutto il sistema di cablatura che sostanzia internet. Praticamente tenete conto che la maggior parte dei nostri dati sono quelli che utilizziamo in questi ambienti, sono salvati qua, nella parte occidentale degli Stati Uniti, noi viviamo qua, i dati gli arrivano sostanzialmente passando per la maggior parte attraverso questi cavi. Vedete, è in Italia, sostanzialmente la cablatura in Italia, vedete che è solo in alcuni punti, non è al di là di quella che c'è nelle strade, però i mari, vedete, sono solcati da questi cavi, nello specifico è solcato il Mediterraneo. E, vabbè, io questa cosa la faccio vedere perché ai ragazzi può essere anche interessante sapere dove si trovano, cioè come funziona internet, no? Anche tecnicamente. Quindi adesso torno di nuovo sulla slide e vi faccio vedere la successiva. Nella successiva invece c'è l'elenco, la ingrandisco, anzi no, la cerco direttamente, data, eccolo qua. Si chiama Data Center, avanzate, consenti. Ah, questa la memo potrebbe dare problemi, speriamo di no. No, non ne dà problemi, bene. Allora, qua in questa mappa qua invece voi trovate tutte le server farm, perlomeno le principali, quelle che sono in chiaro, nelle quali sono stoccati i nostri dati. Cioè i nostri dati, vedete se siamo in Italia, e che ne so, abbiamo un abbonamento con... abbiamo un sito che gira su Aruba, vedete questa mappa qua ci consente di andare a visualizzare i dati di dettaglio dove si trova l'azienda che gestisce i nostri dati. Io naturalmente questa mappa poi la riduco, vedete man mano che la riduco riesco a vedere quali sono le zone del mondo dove sono concentrate i maggiori centri di stoccaggio dei nostri dati. Vedete soprattutto naturalmente negli Stati Uniti, ma anche l'Europa non scherza comunque. Anche in Europa, vedete, riducendo, ecco, in Europa ce ne sono veramente tanti di centri di stoccaggio di dati. Bene, vado avanti. Questo naturalmente poi voi deciderete se vi interessano o no fare vedere ai vostri ragazzi queste cose. Questa è un'altra mappa, sempre con i principali centri di stoccaggio delle nostre informazioni. Come è fatto un centro di stoccaggio? Naturalmente sono fatte così, le server farm, sono fatte in questo modo, ci sono centinaia, migliaia di computer e in cui magari in questi spazi potete trovare anche della gente che ci lavora, no, la trovate sicuramente, magari che fanno manutenzione, che potete vedere, come dire, lavorare in questo modo. Una server farm naturalmente può essere tipo un edificio come questo, vedete, con migliaia di macchine intorno, di gente che va a lavorare per gestire naturalmente i nostri dati. Io vi ho fatto vedere le server farm, vi ho fatto vedere il cablaggio, diciamo, della rete via mare. Naturalmente internet, abbiamo detto, è fatta di hardware, non solo quindi non solo di cavi. Sarebbe, come dire, continua ad essere interessante smontare le attrezzature e farle vedere all'interno come sono fatte, perché spesso non ce ne rendiamo neanche conto, e anzi direi che la tendenza ormai è quella di costruire, le aziende costruiscono dispositivi che sono sempre meno smontabili. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'hackeraggio, della curiosità del vedere come funzionano le cose, in realtà sempre di più problematizzando. E a me è capitato appunto di andare in delle classi di scuola elementare e portarmi dietro il PC, il case, quello che voi vedete, con tutto il case, insomma, quello che voi vedete qua in alto a sinistra, di smontarlo pezzo pezzo e descrivere ai bambini la funzione di un elemento piuttosto che un altro. Ecco. Se siete a scuola, magari questo lavoro potrebbe farlo anche il tecnico informatico o l'animatore digitale. Ecco. E, va bene, vado avanti. Vado avanti a questo punto potrei proporvi anche
No, va bene. No, allora, magari ve lo faccio vedere, lo preparo dopo nella pausa, faccio un questionario sulle abitudini, perché finora io vi ho fatto, cioè come dire, noi abbiamo ragionato sulla domanda che cos'è internet, come è fatta internet. Capite che è la propedeutica, sono proprio gli inizi. Non è che tutti i giorni quando parliamo di informatica parliamo sempre di queste cose. Ne parliamo all'inizio, poi piano piano la nostra attenzione si sposta. L'attenzione però noi la dobbiamo mettere tanto anche sui comportamenti che adottiamo, in relazione a questo ambiente che abbiamo detto che è estremamente pervasivo, Quindi quando facciamo la pausa vi preparo un piccolo questionario, vi faccio delle domande dove voglio vedere come rispondete rispetto ai vostri comportamenti, alle vostre abitudini, la vostra dieta digitale. Intanto, per il momento, penso che sia importante introdurre naturalmente un concetto chiave che è questo qua. Per utilizzare i dispositivi, per poter navigare dentro internet, noi abbiamo bisogno di sottoscrivere sempre dei contratti. Non si va su internet senza aver sottoscritto un contratto. Allora, noi lo sappiamo, noi adulti lo sappiamo che cos'è un contratto, perché magari ne abbiamo firmati di diversi, Un bambino, un ragazzo, non è detto che abbia chiaro che cosa sia un contratto. È molto raro che gli capiti, forse quando arrivano alle scuole superiori perché vanno, firmano i contratti con le squadre di calcio, con le associazioni del più e del meno, allora gli capita di firmare delle carte in cui si impegnano a rispettare, come dire, a rispettare delle regole, delle norme, quindi diritti e doveri. E io adesso insisto molto genericamente su questa cosa che poi capite si aggancia fortemente, è il cuore dell'educazione civica, diciamo, ecco, è il contratto sociale, è il contratto di lavoro, è il contratto che ci consente di navigare su internet. Quindi all'inizio noi abbiamo, anzi io ho detto che mentre chiacchieravo con qualcuno di voi prima dell'inizio della lezione, che appunto internet è uno spazio ancora un po' deregolamentato, diciamo, sotto certi aspetti, no? Ed è curioso vedere come è cambiata la percezione di questo spazio, né? Di quel cyberspazio che abbiamo visto rappresentato poco fa. Ancora a metà degli anni 90, quelli che appunto lo abitavano, questo cyberspazio, più o meno consapevolmente, ritenevano appunto che governi del mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente. Al nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non siete graditi fra di noi, non avete alcuna sovranità sui luoghi dove ci incontriamo. Una dichiarazione di indipendenza del cyberspazio. Cioè, ancora in quegli anni lì si aveva l'illusione. Si credeva appunto che internet fosse uno spazio nel quale, certo, con un minimo di contratto, no? Bastava fare, come dire, connettersi a una rete telefonica, avere un modem, si entrava in questo spazio qua. Dopodiché all'interno, davvero si poteva, girare come tanti cacciatori, raccoglitori praticamente, ovunque, e prendere o dare, insomma, scambiare senza alcuna particolare limitazione, al punto che veniva considerato uno spazio nel quale i governi e le aziende in particolare sarebbero dovute in qualche modo rimanere un po' fuori, no? Che è successo dopo 20 anni? Dopo 20 anni, esattamente nel 2015, anzi esattamente per la precisione, il 28 luglio del 2015, la commissione di studio sui diritti e i doveri relativi ad internet, pubblica approva una dichiarazione dei diritti in internet. Sostanzialmente questa commissione è una commissione di studio, quindi del Parlamento italiano, che era presieduta da Stefano Rodotà, un giurista che fino all'ultimo si è occupato di questi temi in maniera centrale. Allora, la preoccupazione di Rodotà, la preoccupazione di tutti quei giuristi, di tutti quei soggetti che hanno collaborato alla stesura di questo documento che io vi invito a leggere, vi invito a leggere perché è uno dei pochi documenti che si trova anche a livello mondiale, in cui si cerca di dare un profilo normativo alla vita su internet. Perché che cosa ci dice Stefano Rodotà? Quell'epoca di
libertà assoluta percepita dai primi cyberpunk, dai primi esploratori della rete, è finita. In realtà quell'illusione che stati invadenti, che stati, come dire, oppressivi e aziende invadenti non avrebbero mai preso il sopravvento, quell'epoca lì è finita. In realtà è successo che in 20 anni la internet è stata letteralmente colonizzata da stati, alcuni di questi estremamente violenti ed oppressivi, e aziende senza scrupoli. Per cui che cosa ci dice Stefano Rodotà insieme a tutta la commissione? Ci dice che è necessario avviare un processo costituente per arrivare a promulgare una costituzione che stabilisca alcuni principi chiave dai quali nessuno può derogare. Che si tratti di aziende, che si tratti di stati, che si tratti di singoli individui, ci deve essere una costituzione anche per internet. Come c'è la costituzione per l'Italia, per la Francia, per la Germania, per gli Stati Uniti, ci deve essere una costituzione anche per internet. Una costituzione, voi capite, che non può avere un profilo nazionale, deve essere necessariamente globale. Deve comprendere necessariamente tutto il mondo. Allora, tutto il mondo si dovrebbe accordare, secondo la Commissione, su che cosa? Su queste 10 parole chiave, grosso modo, che voi trovate descritte in maniera sintetica, precisa, anche giuridica, estremamente comprensibile. Voi le trovate appunto espresse in questi pochi articoli di cui è costituita la Dichiarazione dei diritti in Italia. Le parole chiave sono accesso, cultura, uguaglianza, privacy, identità, anonimato, diritto all'anonimato. Attenzione, sulla costituzione di internet, secondo la commissione, appunto, ci deve essere specificato il diritto all'anonimato. Naturalmente la cittadinanza, il diritto all'oblio, la sicurezza e naturalmente la democrazia come quadro, diciamo, politico di riferimento. Allora, io vi ho proposto la dichiarazione di indipendenza del 96 e la dichiarazione dei diritti in internet del 2015. Come dire, sono due punti di partenza, non siete obbligati a farlo, però se davvero dobbiamo fare educazione civica digitale, non possiamo non passare da questi strumenti. E quindi ci ho tenuto anch'io in questo momento anche a proporvi un po' di riflessione su questo. Allora, adesso, già che si tratta appunto di cominciare a ragionare sulle norme, sul tipo di, non solo sui comportamenti, sulle abitudini di consumo di internet, quindi più o meno, come dire, contorti, più o meno ragionevoli, insomma, ecco, non è tanto quello il punto. Il punto è, ci devono essere delle regole. Allora, adesso, per fare un giochino sulle regole su internet, io vi pongo una domanda andando su Mentimeter. Andando su Mentimeter, apro una nuova slide che chiamo quale età. Creo la presentazione. Allora, la domanda quale età è, sostanzialmente deve rispondere a questa slide. Qual è l'età minima per iscriversi a WhatsApp, YouTube, Google e tutte le applicazioni che utilizziamo noi e che utilizzano i nostri figli? Allora, come opzioni di risposta, io vi do una scelta multipla. Non qual è l'età minima per utilizzare WhatsApp, ma per utilizzare le app, punto e basta, perché tanto non ce ne sono. Allora, vi metto qua delle opzioni. 11 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni, 15 anni, 16 anni, oppure, facciamo così un salto direttamente, 18 anni. Potete rispondere a questa domanda aprendo una scheda sul browser, scrivendo www.menti.com e inserendo il codice 1631
070. E così mi fermo un po'. Vi lascio rispondere. Questa è una domanda che rivolgo evidentemente anche ai bambini, anche ai ragazzi, ci mancherebbe altro. Allora, qual è l'età minima per registrarsi e utilizzare le app? Scusate, la domanda è formulata un po' così, è un po' involuta, però dai. Ecco, 18, qualcuno dice giustamente 18, solo dopo aver preso la patente. Dodici, 13, 14, 16, 18. Mi sarei aspettato una tale varietà, ve lo dico sinceramente, in una classe di ragazzi, non tra adulti. È chiaro che poi ognuno di voi potrebbe anche, come dire, mettersi a fare una ricerca ora e trovare la risposta. Però ecco, se siete in classe, in presenza con i ragazzi, potete anche dirgli, guardate, tenete spenti i dispositivi, rispondete a questa domanda e raccogliete le risposte sulla lavagna con il gessetto. Non cambia, diciamo, l'esercizio. Ecco. Però, ecco, vedo che proprio c'è, mi mettete in difficoltà un po', ecco, perché dover stare a rispondere a tutti può diventare complesso, può diventare. 26 risposte. Allora. Non ne arrivano più? Non ne arrivano più, vediamo un po' se ci sono delle domande in chat eventualmente. Sì, forse sì. No. Ok, ci siamo fermati a 26, io vi ringrazio, comunque le risposte come al solito qua sono varie, però quando si parla di legge purtroppo non è che si può, come dire, non è che possiamo rispondere. Forse dipende dalla diversa natura delle app. Allora facciamo così, vi rispondo dopo la pausa. Bene, se non ci sono controindicazioni particolari, riprendo. Dunque, ci siamo lasciati con le risposte al Mentimeter dedicato all'età che ci deve avere un soggetto per potersi registrare su un'app, avete risposto in modalità davvero diverse. Allora, questo non va bene assolutamente. Cioè, adesso io spero che sia proprio, come dire, il frutto sincero delle vostre risposte sincere, perché uno potrebbe anche rispondere così per gioco, facendo finta di sbagliare, no? Però ecco, la maggior parte risponde ai 14 anni ed in Italia effettivamente l'età minima per potersi registrare su praticamente qualsiasi app è 14 anni.
Però le fonti, naturalmente, alle quali ci si deve ispirare, le fonti di legge, perché non sono io, no? Non siamo io o voi che stabiliamo l'età minima, come dire, no? Obbligatoria, sono evidentemente gli organi istituzionali che si occupano di questa cosa qua. Il riferimento principale deve essere sempre il regolamento generale sulla protezione dei dati del 2016, come dire, emanato dall'Unione Europea, quindi non la normativa ormai sapete voi che evidentemente c'è questo livello, no? Più generale e poi particolare a livello nazionale. Allora, a livello europeo, il regolamento sulla protezione dei dati stabilisce che l'età minima deve essere di 16, di 16 anni. In Italia, quando è stata recepita questa legge, quando il regolamento è stato recepito, quindi il 10 agosto 2018, si è stabilito che il minore deve avere un'età pari a 14 anni, quindi 14 anni compiuti per potersi registrare su qualsiasi app. Adesso io lascio a voi naturalmente l'onere di andare a approfondire dal punto di vista giuridico come si è sviluppata la questione. E vi lascio anche a voi, come dire, l'onere di ragionarci in termini educativi, pedagogici, civili, insomma. Ognuno si farà poi un'idea anche personale su se sia giusto o meno consentire ai ragazzi di 14 anni di potersi iscrivere liberamente su un social senza l'approvazione dei genitori. È chiaro che noi sappiamo che per poter comprare una SIM, per poter comprare un telefonino e metterci una SIM dentro, dobbiamo avere almeno 18 anni. Forse addirittura c'è la possibilità di farlo a 16 sempre con un consenso genitoriale. Non l'ho mai fatto personalmente, non so come funziona, però ecco, direi che gli step sono... Lo step principale è quello dei 14 anni, e su questo faremmo bene a non avere dubbi, se non altro nella lettura della legge. Quindi adesso, prima di passare a farvi vedere come è strutturata un documento con i termini di servizio di qualsiasi app, vi mando il link a un questionario, a un piccolo questionario nel quale vi chiedo di rispondere naturalmente in diretta. Nel questionario ci sono delle domande relative alle vostre abitudini digitali. Io ve lo mando perché... Allora, intanto vi basta cliccare, come avete fatto per il registro d'ingresso, anche questo è un modulo su Google, l'ho costruito in qualche minuto, insomma, ecco, e niente di particolarmente difficile, voi eventualmente lo potete anche copiare e utilizzarlo nelle vostre classi. È un modo per far riflettere i ragazzi e poi eventualmente tutta la classe, tutti insieme, appunto su quelle che sono le abitudini che... ci caratterizzano quando utilizziamo i dispositivi digitali, ecco, perlomeno la nostra vita digitale come si svolge. Per cui vedete, ci sono delle domande nel questionario, in quale fascia oraria mi collego di solito a internet, in quali giorni mi collego a internet, quando sono al computer, i miei genitori, immaginatevi un ragazzo che deve rispondere a questa domanda. Quando sono al computer, se sono al computer, i miei genitori che cosa fanno? Oppure al contrario, i miei figli, quando io sono al computer, che cosa fanno? A casa mia il computer che uso dove è collocato? Lo uso solo io o anche gli altri? Quali altri dispositivi possiedo? Quali profili online? Quante ore al giorno? Quali rischi? E quali strategie di difesa conosco? Allora, alcune sono domande chiuse, quindi dovete semplicemente scegliere facendo dei clic sulle risposte, e invece alla fine trovate un paio di domande aperte dove vi viene chiesto di esprimere a parole vostre quali rischi e quali... rispondete per voi stessi, rispondete pure per voi stessi, assolutamente. Così magari riuscite anche a
come dire, ad acquisirla meglio, questa, l'importanza, l'importanza, l'utilità di fare, si possono fare anche molto meglio, naturalmente, questo tipo di sondaggi, però possono servire per incrociare appunto abitudini, orari, situazioni, come dire, di contesti familiari in cui ci si trova. Quando lo facciamo, questo tipo di lavoro, lo facciamo in classe, magari anche utilizzando... Ah, dal cellulare non riesco ad accedere al questionario? Davvero? Ah, forse per un motivo così di visualizzazione, ma non dal punto di vista tecnico, non dovrebbero esserci problemi. Cioè, nel senso, con un l'app dovrebbe essere facilmente raggiungibile con un browser. Cioè, il modulo di Google è facilmente raggiungibile aprendo un browser e incollando l'indirizzo. Sì, certo. Copio l'indirizzo e lo incollo. Allora, stanno arrivando le risposte. Naturalmente le risposte sono anonime. E naturalmente, mentre le risposte arrivano, noi possiamo anche cominciare a girare e vedere che tipo di risposte stanno arrivando. E eventualmente, se siamo in un ambiente digitale come questo, commentarle. Se siamo in aula fisica, anche meglio. Quante ore al giorno? Vediamo un po'. Da 1 a 2 ore, da 3 a 5 ore, più di 5 ore. Quali rischi, pericoli temo? Vediamo un po'. Mal di collo, la diffusione dei dati, stanchezza, nessuno, tossicità, la dipendenza, che rubino la mia identità digitale. Bene. Quali strategie di difesa conosco? Ogni tanto passeggiare per casa. Fine settimana senza PC, leggere e non dare il consenso se non obbligatorio, bloccare, segnalare account, jogging, il buon senso, cambio password, individuazione di tempi ben precisi per l'utilizzo dei dispositivi, staccare, modificare la password, prendersi pause togliendo internet, sport, antivirus, password sicure, non lasciare troppe informazioni personali, non dare il consenso al trattamento dei dati personali se non obbligatorio. Bene, vediamo sugli orari. Ah, soprattutto di pomeriggio, per ora mattina e pomeriggio, la sera già si abbassa, la notte scompare. Ecco, ad esempio, se siete in una classe di adolescenti, vi accorgereste subito se dalle risposte vedete che lo usano di notte, perché effettivamente lo usano di notte, e forse qualche riflessione potreste anche insieme farla su questo. Quando sono al computer, i miei genitori cosa fanno? I miei figli cosa fanno? Sono al PC a lavorare anche loro, sono nelle loro camere, lavorano, studiano, altro le loro cose, svolgono i compiti, guardano la TV. I figli si contendono il diritto a succedermi alle postazioni del PC. Ora che ne ho due, il problema non c'è più. Questo mi fa capire quanti ragazzi siano attratti da internet. I ragazzi non ci sono, dipende dagli orari, la sera sono al lavoro o al PC. Ah, il computer dove è collocato invece? Nello studio, nel soggiorno studio, in cucina o un portatile, quindi ovunque, zona giorno della casa, in salone, e un portatile mi segue, scrivania, studio. Abbiamo solo portatili, i portatili naturalmente si muovono e quindi internet vi segue ovunque, vi segue. Bene, sono arrivate già 22 risposte. Io naturalmente questo adesso non ho, come dire, non ho interesse ad indagare esattamente il vostro comportamento digitale, che non penso che sia molto diverso dal mio, cioè in realtà... fatte salve alcuni ambienti specifici. È curioso invece andare a vedere quali profili online possediamo. WhatsApp tutti, Google account praticamente tutti, Facebook già qualcuno riesce a starne fuori, Twitter molto di meno,
Instagram molto di meno, ma siamo grandi per quello, se c'è già tra i ragazzi i livelli sono diversi. TikTok, solo una persona usa TikTok, incredibile. Google account, siti di giochi di ruolo 1-1. Va bene, niente, vedo che le risposte arrivano, allora dai, aspetto ancora un minuto per darvi l'opportunità di rispondere. Rimarrei focalizzato su questa slide, su questo grafico, perché naturalmente ci dice, si capisce subito che siamo grandi, che siamo adulti, ecco. Magari i ragazzi ce l'hanno un Google account che gliel'hanno fatto, come dire, d'ufficio a scuola, ma non lo sanno neanche. Account mail libero, posta elettronica. La posta elettronica, sì, che poi in realtà... In realtà anche Google, in realtà noi lo facciamo sempre come un account, un indirizzo email, quindi... Solo che Google ci dà l'opportunità di, poi di gestire anche tantissimi altri software. Quante ore al giorno? Ecco, sono curioso di andare a vedere sulle strategie i rischi, perché magari c'è sempre scappa da ridere. Allora, chiudo fotocamera con lo scotch, farò l'audio. Togliere troppo tempo ad altre attività? La dipendenza? Essere hackerata? Peraltro versante stress? Quindi rischio di essere calamitata dalla rete, rischio per la vista e il mal di testa, calo vista e mal di schiena, stare troppo davanti allo schermo, furto di dati, distrazione, virus informatici, sottrazione di dati, questi li avevamo già visti. E vedete, è interessante però anche, no? Andare a ragionare sui quali pericoli percepiamo. Poi ognuno di noi ha... sente anche più pressanti alcuni aspetti piuttosto che altri. Quello dei dati, ad esempio, quella del furto di dati, è una paura naturalmente legittima, ma spesso siamo i primi a, come dire, a esporci in maniera del tutto inconsapevole all'abuso di questa cosa. E strategie di difesa, naturalmente, antivirus, monitorare il tempo, non comunicare le password, eccetera. Allora, vabbè, fatelo questo esercizio con i vostri allievi, con i vostri utenti, perché naturalmente vi dà anche un'idea della, eventualmente anche della loro competenza nell'utilizzo degli strumenti. Ripeto, lo trovate, il questionario lo trovate dentro la cartella, se volete copiarlo, aggiornarlo, naturalmente fatene una copia e poi eventualmente lo aggiornate con le vostre domande che ritenete più importanti. Grazie, scusi il disturbo. Registro presenze, mi sembra non ci sia la data di oggi. Sì, grazie per la segnalazione, e la data di oggi la vado a cambiare subito in diretta qua con voi. È giusto per farvi vedere che è abbastanza agevole questa cosa. Sì, è un refuso perché naturalmente il registro lo aggiorno volta per volta. Bene, ho 30 risposte, per me sono davvero un bel bottino questo qua. Se fossi in un'aula, appunto, mi riterrei già soddisfatto per la collaborazione dei ragazzi. Adesso allora vi porto di nuovo sulle mie slide e andiamo un attimo a dare un'occhiata ai termini di servizio, quindi al contratto che abbiamo sottoscritto, che sottoscriviamo tutte le volte che accettiamo le condizioni senza leggerle sostanzialmente. Allora, i termini di servizio, ovvero le norme contrattuali, detto così un po' più terra-terra, di Facebook, ma di qualsiasi applicazione digitale, di qualsiasi applicazione digitale, ruotano intorno a questi tre concetti chiave. Sono la privacy, il copyright e la sicurezza. Allora, la privacy, qualcosa stiamo facendo oggi, il copyright l'abbiamo introdotto nella lezione scorsa. La sicurezza, naturalmente, io adesso vi darò qualche suggerimento, qualche spunto, non possiamo naturalmente in due ore chiudere il discorso né sulla privacy né sulla sicurezza digitale, ci mancherebbe altro. Però adesso ci serve giusto come orientamento, come propedeutica. Allora, che cosa ci dice Facebook sostanzialmente quando apriamo i suoi termini di servizio? Ci dice
cari utenti, la privacy per noi è molto importante. Vi invitiamo quindi a leggere la normativa e ad utilizzarla per prendere decisioni informate. Perché la privacy è importante? Perché la privacy? Provate a chiederlo ai vostri ragazzi se conoscono il significato della parola privacy e soprattutto se ne conoscono le sfaccettature. Perché quando noi parliamo di privacy, parliamo di riservatezza, di che cosa? Di dati personali. Se chiedete a chiunque, anche un adulto, di elencare quali sono i dati personali, vi diranno sistematicamente in prima battuta che i dati personali sono il nome, il cognome, l'indirizzo di casa, il numero di telefono, che sono sì dati, come dire, personali, ci mancherebbe altro, però sono più che altro dati identificativi. I più grandi tra di noi si ricorderanno le guide, vabbè che forse ci sono ancora addirittura, no? Mi pare di averle viste, le guide telefoniche, no? con i nomi dell'intestatario del telefono, l'indirizzo, il nome dell'azienda, eccetera, no? Ve li ricordate, no? Le guide telefoniche. Quindi, voglio dire, quei dati lì, quei dati identificativi, normalmente noi sono proprio le prime cose che mettiamo a disposizione di tutti. Il problema, o meglio, l'oggetto della riflessione, l'oggetto del contendere, l'oggetto di commercio, e come dire, l'oggetto anche politico, sono i dati sensibili. Sono i dati sensibili e su questo noi dobbiamo lavorare naturalmente tantissimo, soprattutto nel cyberspazio, nel mondo digitale che abitiamo, abbiamo visto anche noi, ci stiamo dalla mattina alla sera praticamente, siamo sempre collegati. Appunto, sono i dati sensibili riguardanti l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, associazioni, i nostri gusti alimentari, la nostra vita sessuale. Sono quelli i dati sensibili, sono quelli i dati personali, come dire, davvero centrali, come sono naturalmente centrali i dati personali riguardanti i dati giudiziari, ad esempio, no? Ecco, su questo c'è da lavorare tantissimo. Voi avete 33 ore all'anno di educazione civica dentro le scuole, oppure i colleghi, naturalmente, bibliotecari, questo tema naturalmente possono benissimo affrontarlo anche organizzando delle sessioni formative con i propri utenti. State tranquilli, apprezzano un bel po', apprezzano, perché delle volte si danno per scontate delle cose che si conoscono molto poco. Ragionare sui dati personali è davvero anche interessante. È davvero interessante perché poi Facebook, torniamo alle norme su Facebook, vi dice chiaramente quali tipi di informazioni raccogliamo e vi dicono, vi elencano, no, per filo e per segno tutti i tipi di informazioni che loro raccolgono, che riguardano il dispositivo, scusate, la posizione, il tipo di connessione, i siti web che visitate, dove ci sono magari terze parti con i cookie collegate a Facebook, e il tipo di aziende. Dopodiché ve le faccio vedere rapidamente queste slide, ve le andrete a riguardare, ma sono sicuro che già intuite l'enormità di questa cosa. E cosa possono vedere gli altri quando cercano il mio profilo? Possono vedere naturalmente nome e cognome, ma vedono naturalmente il mio sesso, genere, gli amici, la rete di amici. Se ho un profilo pubblico invece che riservato, cosa metto a disposizione, cosa non metto? Tutte le cose che mi piacciono, i tag, ma le persone che taggo, le opinioni che esprimo nei post e nei commenti, le liste di amici, i miei gusti, praticamente su tutto. Quindi voi capite che i social, come tutte le applicazioni digitali commerciali, nello specifico, sono interessate ai vostri dati personali sensibili, dei vostri dati identificativi. Mi interessa relativamente, però attenzione, ad esempio Facebook non suggerisce, vi impone sostanzialmente una trasparenza radicale. Quando voi vi registrate su Facebook, la richiesta più o meno ingiuntiva è: registrati con il tuo nome e cognome in chiaro. Cioè Facebook salta a pie pari il discorso del diritto all'anonimato, che noi abbiamo visto introdotto in quelle 10 parole chiave non da Tommaso o da un cyberpunk qualsiasi sopravvissuto agli anni 80-90, ma da Stefano Rodotà e da una commissione parlamentare, una commissione di studio. Quindi capite che, ad esempio, tra la trasparenza richiesta ossessivamente da Facebook, perché ha bisogno di vostri dati sensibili continuamente, e il diritto all'anonimato,
invece al quale noi ci dovremmo rifare dal punto di vista costituzionale, c'è una tale distanza che vale la pena mettere su una discussione in classe e un percorso di studio, di approfondimento anche a carattere giuridico, davvero importantissimo, centrale, se non vogliamo essere, come dire, semplici oggetti di sfruttamento da parte di altri, ecco. E io naturalmente lo dico solo a titolo informativo, poi ognuno decide se gli sta bene o meno accettare questo tipo di condizioni contrattuali. Veniamo al copyright, il secondo ambito tematico dei termini di servizio. L'abbiamo già visto, abbiamo già iniziato a vederlo la volta scorsa, abbiamo capito, no, che ciò che non hai fatto te significa che l'ha fatto qualcun altro. E la stessa cosa sostanzialmente ribadisce Facebook. Nei termini di servizio dichiara esplicitamente che l'utente, quindi io, voi, tutti noi, l'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni che pubblica su Facebook. Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, esempio foto, video, l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni. Attenzione, voi avete risposto tutti sbagliato la volta scorsa, salvo una persona. Cosa ci sta dicendo Facebook? Ci sta dicendo che siamo noi che concediamo un'autorizzazione a lui. Ok? Siamo noi i proprietari e lui naturalmente ci impone di autorizzare. Come dire, se vogliamo usare Facebook dobbiamo autorizzarli. È chiaro che dobbiamo autorizzarli, però i proprietari delle cose rimaniamo sempre noi. Se vogliamo rimuoverle, Facebook li deve rimuovere. Quindi sostanzialmente, vedete, noi concediamo a Facebook una licenza non esclusiva. Le cose non diventano di tutti quando noi le carichiamo su Facebook, le cose non diventano men che meno di Facebook, le cose restano nostre, e questa cosa è importantissima da insegnare ai ragazzi, perché loro si devono riservare il diritto di rimuovere, eventualmente hanno caricato delle cose sbagliandosi. Se hanno caricato delle cose sbagliandosi, quindi andando a ledere il diritto di proprietà di qualcuno, loro, come dire, devono essere, come dire, liberi anche subito di rimuoverlo, e quindi assolutamente il meccanismo del diritto d'autore deve rimanere intatto. Vado avanti, ci sono naturalmente altre specifiche sul copyright. Naturalmente Facebook vi dice che se poi voi, qualcuno l'ha scaricata, l'immagine che voi avete caricato sul suo social e ne fa un abuso, lui non c'entra più niente, insomma, non c'entra. Questo mi sembra chiaro. Oppure se voi fate una richiesta di cancellazione, lui prova a cancellare tutto quanto. Ma come avete visto, nelle server farm distribuite in mezzo mondo, c'hanno così tanti computer che qualcosa potrebbe anche sfuggirgli nella rimozione. Quindi, allora, mettiamola così. Tutto quello che viene messo su internet è incancellabile. Una volta che avete scritto anche solo una lettera e l'avete inviata online, l'avete inviata su un computer collegato a internet, presumibilmente quel dato lì non scomparirà più. Sarà sempre in giro, poi magari sarà introvabile, cioè sarà difficilmente rintracciabile. Però dipende di che cosa si tratta. Se avete fatto qualcosa, ad esempio, di poco qualcosa di poco raccomandabile, mettiamola così, è chiaro che siete sempre a rischio, ecco. Continua sempre con il copyright, dopodiché, vabbè, io adesso non mi soffermo troppo sul copyright, abbiamo dedicato una lezione intera, dopodiché passa alla sezione sicurezza. L'ambito della sicurezza, cosa vi dice Facebook? Non caricare virus, non prendere naturalmente le informazioni degli altri, non denigrare, non pubblicare contenuti minatori, pornografici, eccetera. Naturalmente su questo Facebook naturalmente insiste soprattutto poi con tutte le polemiche di questi ultimi anni, dove evidentemente hanno fatto il brutto e cattivo tempo, insomma, ecco, anche alle nostre spalle. E di nuovo, gli utenti di Facebook forniscono il proprio nome e le proprie informazioni reali e invitiamo tutti a fare lo stesso. Attenzione, qua io però mi pongo la domanda, io sono un cittadino italiano, sono un cittadino europeo, sono un cittadino del mondo e mi dico, ma scusa, ma se io vivo in un paese dove il governo mi può perseguitare, per quale motivo io devo per forza registrarmi in maniera
in chiaro, con i miei dati, con i miei dati reali, e evidentemente il diritto all'anonimato è qualcosa che io devo proteggere. E vado avanti, sulla sicurezza di nuovo naturalmente ci sono poi altri dettagli che andrete a studiarvi, perché ormai immagino che voi avete capito che da domani la vostra lettura principale saranno i termini di servizio di tutte le app che vi capiterà di scaricare. E andiamo avanti e apro un'altra finestra di riflessione, ma insomma anche qua vi do giusto qualche spunto. Riallacciandomi al discorso dell'anonimato, c'è una differenza ad esempio tra anonimato, identità e reputazione, no? Allora, che cos'è l'identità su internet? Al di là adesso di quello che noi ci immaginiamo, appunto, che quello che vediamo, quello che sembra non è, no? E quindi fare un po' di giochi anche con i ragazzi per andare a riconoscere a partire dalle immagini, no? Se si riescono a capire, se si riescono davvero a rintracciare i significati, i contenuti dei messaggi. E la nostra identità naturalmente è un'identità costruita a livello di gruppi sociali, di genere, di professioni, classi sociali. Ognuno di noi è genitore, insegnante, un momento c'è il cappello del professionista, il momento dopo c'è il cappello dell'appassionato di calcio, insomma, ognuno di noi ha un'identità multipla, diciamo, ecco. E naturalmente, però, quando parliamo di identità su internet, non parliamo di questa multi-identità. Quando parliamo di identità digitale su internet, noi dobbiamo fare riferimento allo SPID. Ultimamente non c'è persona che non abbia dovuto fare i conti con lo SPID, con questo codice appunto identificativo che vi permette di entrare nell'amministrazione digitale e sbrigare tante faccende che prima invece obbligavano ad andare per uffici. L'identità digitale è sostanzialmente uno username e una password, per capirci, proprio basilare. L'identità digitale sono delle credenziali che ci vengono date, costituite da un codice più o meno volontario naturalmente, cioè sono una specie di impronta, un'impronta, chiamiamola così, proprio digitale, che ci consente di autenticarci in delle piattaforme e usare servizi, usare connessione, scaricare musica, leggere libri, eccetera. L'identità digitale sono username e password, sostanzialmente, la vostra chiave di casa, della vostra casa digitale. La reputazione, invece, è un'altra cosa. La reputazione non è la stessa cosa dell'identità digitale, perché la reputazione non è tanto, non sono tanto le credenziali che il sistema vi dà per potervi autenticare, ma sono i discorsi, l'immagine che gli altri si fanno di noi, a partire dalle cose che noi pubblichiamo naturalmente, dalle cose che noi condividiamo. Quindi la reputazione è un concetto che riguarda di più la raccolta e il monitoraggio dell'informazione a proposito di prodotti, servizi, progetti e naturalmente anche persone fisiche. Quindi la reputazione è alla rovescia rispetto all'identità. Perché mentre l'identità è assegnata, come dire, è quella, se tu non ti ricordi username e password dentro... Se tu non ti ricordi lo SPID dentro l'amministrazione digitale non ci entri, la reputazione invece è qualcosa di percepito, e sul quale noi dobbiamo lavorare assolutamente, perché quando noi ci facciamo un account su un social, mettiamo TikTok, i ragazzini che si fanno l'account su TikTok, quello che provano a costruirsi naturalmente è una reputazione sul social. È un bisogno evidentemente che tutti noi abbiamo di riconoscimento sociale, di percezione che vogliamo di noi stessi, che vogliamo costruire. È facile fare, allora, produrre uno username e una password è tecnicamente facilissimo, costruirsi una reputazione invece è una roba complicata. Per questo penso che la scuola abbia comunque un ruolo importantissimo, nella cittadinanza digitale, perché dentro la scuola naturalmente i ragazzi costruiscono se stessi come comportamenti, come attitudini, come spirito critico e quindi anche come appunto capacità di costruirsi un'immagine, di costruire un'immagine di se stessi quanto più positiva possibile. E
fate, se ne avete tempo, un po' di ego surfing. Eh? Fate un po' di surf online andando a cercare voi stessi. Vedete un po' che idee avete consentito agli altri di farsi su di voi, che idee eventualmente si sono fatti indipendentemente da quello che voi pensate, e magari scoprirete anche delle cose curiose. Cioè mettete il vostro nome e cognome su Google e vedete un po' cosa salta fuori. E naturalmente lavorate sulla costruzione dei vostri contenuti nella maniera più consapevole possibile. Vado avanti, vabbè, questa dell'anonimato ormai l'abbiamo capito, insomma è qualche cosa che riguarda, come dire, anche un diritto profondo, eh? Un diritto profondo, cioè quello di poter utilizzare dei servizi, poter comunicare senza a rischio, senza dover mettere a rischio la propria salute, la propria e anche la propria libertà eventualmente. Questo è un argomento gigantesco. Vabbè, l'identità in rete l'abbiamo poi visto. Avatar, identità, comunità virtuali, quanti ne abbiamo naturalmente di avatar online, quindi di identificativi che poi ci consentono di costruirci appunto dei profili, una reputazione, ne abbiamo veramente tantissimi di ambienti. E, a questo punto, di solito, dopo aver fatto una carrellata su queste cose, con i ragazzi un corso ragionevole su questi temi qua dura almeno 8 ore. Non basta fare 2 ore di consapevolezza digitale per risolvere il problema con i ragazzi. Cioè, forse varrebbe la pena dedicare proprio delle vere e proprie unità di apprendimento a più articolate possibili. A questo proposito, poi, i ragazzi, io li invito a collaborare facendo un po' di ginnastica. A questo punto andiamo in palestra, adesso a un certo punto andiamo in palestra e cominciamo nelle palestre di arti marziali, nello specifico naturalmente si va per combattere, no? E se le palestre non sono, come dire, palestre criminali, si insegna, come dire, l'autodifesa nelle palestre di arti marziali, quindi si insegna, come dire, ad avere potenza, controllo, forza, senza mai aggredire l'avversario, appunto, sempre in chiave difensiva. Allora, quindi nelle palestre si viene messi davanti a un conflitto, no? Davanti a una scena, una situazione in cui c'è un aggressore, un aggredito, e quindi di conseguenza ci sono mosse di attacco e mosse di difesa. E per farlo sulla consapevolezza, io posso anche inscenare come succede, fisicamente succede, ci mettiamo lì a inscenare magari qualche finta mossa di judo, di karate, no? Giusto per far vedere come funzionano le dinamiche conflittuali. Però dovendo ragionare sulla consapevolezza adesso digitale, naturalmente è più facile fare tipo un giochetto come questo. Io le ho già preparate naturalmente qua le slide, vi chiedo di osservare delle situazioni e di rispondere. Allora, vi chiedo di osservare questa situazione qua, e di rispondere collegandovi a www.menti.com inserendo il codice 23 82 68 2 e di rispondere a questa domanda, cioè di osservare questa situazione e poi di rispondere. Allora, Flavio e Stefania stanno discutendo sul modo di svolgere il compito. Ad un certo punto però Flavio si innervosisce ed inizia ad urlarle contro. Allora, di che cosa si tratta? Di uno scherzo, di un comportamento sbagliato, di bullismo o di reato? Chiedo naturalmente a voi di rispondere, ormai la procedura dovrebbe esservi chiara per quanto riguarda Mentimeter. E voi siete adulti e magari ci sarà anche modo di fare qualche riflessione. Immagino che le risposte saranno tutte esatte in questo esercizio che vi faccio. Tra adulti è scontato, tra ragazzi non è affatto scontato. Tra bambini o ragazzi, adolescenti, non sono affatto scontate le risposte alle situazioni che io vi faccio osservare. Quindi tutti comportamento sbagliato. Allora, la riduco. Ecco, qualcuno risponde, reato?
sarei curioso di chiedervi perché si tratta di reato. Perché dici, magari dipende da che cosa gli urla contro. Vabbè, qua la prevalenza è sul comportamento sbagliato. Allora, di seguito ce n'è un'altra, ne ho attivo di un'altra, sempre con lo stesso codice. Adesso voi avete la possibilità di rispondere a quest'altra situazione. Matteo ed i suoi amici hanno sviluppato una profonda antipatia per Daniele, pertanto gli impediscono di partecipare ai giochi o alle attività. Allora, di che cosa si tratta? Qua le risposte devono essere professionali, eh? Siamo tra professionisti, quindi qua bisogna essere professionali. Sarò costretto a tagliare un po' con l'accetta, naturalmente, non per impedire la discussione, però è chiaro che voglio farvi vedere anche altre situazioni e qua le risposte vedo che già cominciano a essere due piuttosto che una. Quindi 15 bullismo. Allora, io rispondo, tanto la maggior parte vedo che rispondono al bullismo, in effetti questo è bullismo, ci sono almeno due segnali, no, forti. Matteo e i suoi amici hanno sviluppato una profonda antipatia, quindi la faccenda non è occasionale, è una profonda antipatia, quindi dura da un pezzo questa storia, quindi c'ha, come dire, la durata, e gli impediscono di partecipare ai giochi e alle attività, quindi lo escludono. Questo è proprio un tipico esempio di bullismo. Un tipico esempio di bullismo, cioè dinamica di gruppo, rapporto di forza sbilanciato, per cui chiaramente Daniele poi viene escluso automaticamente e non ha la possibilità di entrare nei giochi e nelle attività. E questa è una cosa abbastanza grave. Riconoscerlo, naturalmente, il bullismo ci serve anche poi per riconoscere il cyberbullismo, ci serve eventualmente. Adesso esco da qua e ve ne propongo naturalmente un'altra di situazione. Adesso vi propongo quest'altra situazione, www.menti.com, il codice cambia però, è 58 92 93 32. Un gruppo di bambini prende in giro spesso una ragazza a scuola con offese e dispetti, filmando tutto con lo smartphone per poi diffondere le immagini. Che cos'è in questo caso? Puoi ripetere il codice, scusa? Sì, 58, grazie. 58, 93, 32. 302, ah, scusate. Ecco, ok. 302. Mi raccomando, professionali nelle risposte. Microfono, per favore, spegnete pure i microfoni. Evidentemente è un reato e che naturalmente poi si genera, no? Vedete, c'è un bullismo che naturalmente sconfina nel reato, cioè non sempre il bullismo sconfina nel reato, evidentemente si possono anche aggiustare diversamente le cose. Però in questo caso è il reato perché c'è un abuso letteralmente, insomma, anche degli strumenti. Vabbè, poi a parte le offese e gli dispetti bisogna anche vedere che tipo di offese sono. Tenete in mente la sfera dei dati sensibili, sempre. Quindi sconfinare nel razzismo è proprio un attimo, cioè, è proprio un secondo, con l'aggravante del razzismo. Come dire, è sempre lì, soprattutto in Italia in questo periodo,
terribilmente al centro delle discussioni pubbliche. Quindi va bene, sì, è un reato, sostanzialmente il bullismo che sconfina nel reato. Vi faccio vedere naturalmente la situazione successiva. Gloria e Martina trovano sempre il modo di litigare, soprattutto quando sono in fila per uscire da scuola, si spintonano continuamente. Questa raccogliamo giusto qualche risposta, veloce. Se ci riusciamo, il codice è sempre lo stesso. Adesso scusatemi anche un po', come dire, la banalità, cioè la semplicità dei casi, però io lo sto proponendo a voi, ma in realtà va proposto a dei ragazzi, va proposto a dei bambini. Perché, ci tengo naturalmente a sottolineare, la parola bullismo va utilizzata nella fascia di età bambini e adolescenti, non va utilizzata per gli adulti. Gli adulti non sono bulli, gli adulti sono stalker, eh? È un po' diversa la cosa, mi raccomando, spesso anche soprattutto in politica si sente utilizzare questa parola del tutto impropriamente. Il bullismo riguarda i ragazzi, i bambini, i ragazzi, non riguarda gli adulti. È importantissima questa cosa, perché se no non si riesce a, come dire, ad identificare il problema, e se sbagli ad identificare il problema, sbagli a porti la domanda, ti dai anche le risposte sbagliate, no? Evidentemente. Bene, quindi comportamento sbagliato, ci siamo. Adesso torno indietro e vi faccio vedere facciamo un altro caso. Non ve li faccio vedere tutti, tanto avete capito questi materiali si trovano tutti online, è facile costruire esempi come questi. Scusate, allora avrei bisogno di verificare. No, non voglio farvi vedere questo, perché se no usciamo un po' troppo poi fuori dal contesto cyberbullismo. Ecco, vi faccio vedere invece questo. Adesso vi faccio vedere. Magari scopre la password di un compagno e rubandogliela incomincia a chattare a suo nome. Cioè, voglio dire, adesso qua la risposta... Allora, il codice è 394496. La risposta va da sé. Però non è affatto scontato tra i ragazzi che ci si arrivi a qualcuno che potrebbe avere dei dubbi, lo trovate? Io suppongo che tra di voi non ci siano dubbi su quali è la conseguenza di un'azione come questa. 394496 è il codice. Reato. Intanto vi apro la possibilità di rispondere anche alla seconda slide. Una ragazza scatta una foto ad una compagna di classe e la utilizza per creare un profilo Facebook a nome della compagna. Che cos'è questo? Questo è proprio un classico. Sì, è un reato. Va benissimo, prendo per buone le prime risposte. Adesso l'obiettivo con voi non era aprire un dibattito, l'avete capito, le taglio con le accette, le risposte qua, questo è un reato, punto e basta, e poi dopo sappiamo perché e ci prenderemo, come dire, la responsabilità poi di spiegarlo ai ragazzi. Vediamo come è andata a finire con l'altra, se ci sono. Comportamento sbagliato, un ragazzo scopre la password di un compagno e rubandogliela incomincia a chattare a suo nome. No, questo è proprio un problema serio, serissimo, questa qua, una cosa gravissima che si fa. Non è un comportamento sbagliato, assolutamente si rischiano guai seri, si rischiano. Quindi questo l'abbiamo fatto, adesso io esco da qua e vi porto sulle mie slide, dove vedete sulle mie slide... Ve lo faccio vedere così, giusto a titolo informativo. Trovate poi anche questi casi messi tipo sotto forma di slide, per cui se volete raccogliere le risposte sulla lavagna col gessetto, potete usate la LIM e poi dopo le risposte le scrivete sulla lavagna. Ecco, qua trovate sempre gli stessi casi, sono praticamente quasi tutti reati, a parte alcune cose che abbiamo visto. Allora, il bullismo, abbiamo detto, sconfina rapidamente nel reato, perché appunto spesso è fatto di percosse, lesioni, minacce,
molestie, e poi con aggravanti di razzismo, futili motivi, eccetera. Vabbè, questo, io non approfondisco questo tema del bullismo, chissà quanti laboratori avete fatto sul bullismo in questi anni. Le caratteristiche del cyberbullismo, naturalmente, forse su questo vale la pena soffermarsi un attimo, in particolare su questi due elementi. Cosa rende più grave e gravissimo il cyberbullismo rispetto al bullismo? Che se sei in presenza, come dire, stai dando le bastonate a qualcuno, dopo un po' il senso di pietà ti porta a fermarti. Se sei online, questo senso di pietà viene sistematicamente abbandonato e quindi voi, per esperienza, immagino, magari non diretta, però sicuramente vi sarà capitato di vedere come finiscono le riviste online, no? In situazioni davvero gravissime, in situazioni davvero pesanti. Per quanto riguarda l'ambiente dei ragazzi, naturalmente, questa assenza di limiti spazio-temporali e l'affievolimento del sentimento di compassione, naturalmente, porta a far diventare il problema di una gravità inaudita. Non sia mai che uno dei nostri figli, dei nostri ragazzi, venga preso in giro online, perché diventa una persecuzione che può durare davvero un sacco di tempo. Perché su internet le cose non si cancellano, basta solo questa qua come spiegazione per rendere davvero importante la centralità della consapevolezza digitale. L'alfabetizzazione digitale è una cosa urgentissima perché appunto ci siamo tutti dentro fino al collo e soprattutto i conflitti sono fuori controllo, molto spesso sono fuori controllo. Quindi l'alfabetizzazione significa anche questo. Vabbè, c'è una legge, naturalmente, la legge del 29 maggio 2017, che dispone appunto in 7 articoli come va affrontato il problema del bullismo, quindi a partire dalla scuola, a finire ai genitori, i dirigenti scolastici, eccetera. E naturalmente andate a darvi un'occhiata a questa legge, perché dovete farlo per dovere professionale, non devo spiegarvela io la legge sul cyberbullismo, e tra l'altro c'è ormai da più di 3 anni, quindi, come dire, è obbligatorio dal punto di vista della responsabilità, diciamo, civile, ecco, andare a guardarsele queste cose, perché sono importantissime. E volevo dirvi, per chiudere, che adesso a me, cioè, quando io, ogni volta io finisco questi incontri spot che durano un'ora, 2 ore, in cui facciamo un po' di autocoscienza digitale, no? Poi alla fine la domanda è: sì, ma concretamente mio figlio, i nostri studenti, come facciamo a renderli consapevoli digitali? Bisogna mandarli in palestra, in realtà, bisognerebbe mandarli in delle palestre digitali. E se non ce l'abbiamo, se non ci sono queste palestre, bisogna molto presto cominciare a costruirle, perché nelle palestre si fa l'analisi dei casi, si gestiscono i conflitti, si simulano i conflitti, no? E si impara naturalmente a gestire l'aggressione, a gestire le tecniche di autodifesa. Sulla base di questa riflessione sono nati appunto dei centri, dei veri e propri centri. In Italia si chiamano Zanshin Tech, ad esempio, si chiamano. Se ne trovano a Genova, a Roma, a Pavia, insomma, ce ne sono diverse di palestre, nate a livello di base, quindi nei circoli ARCI, sono nate nelle periferie delle grosse città, proprio per fare fronte a una specie di epidemia. Quindi sono, come dire, maestri anche di arti marziali, bravi nell'informatica, che hanno cominciato, come dire, a tradurre, a convertire la loro saggezza in termini digitali. E quindi trasponendo nell'ambiente di apprendimento digitale quello che loro facevano solo in presenza. Per cui, vedete, si lavora sull'individuazione dei segnali di stress, di aiuto, di lotta, di fuga, di paralisi, che sono i sentimenti che per davvero si scatenano quando si subisce un'aggressione online. I vostri figli, i vostri studenti, osservateli e potrete vedere appunto segnali di isolamento, segnale di rovesciamento di identità. Vabbè, questo adesso non entro nel dettaglio di questa cosa. Sull'identità, sulla reputazione, eccetera, si lavora tantissimo. E dopodiché, naturalmente, si impara a riconoscere le tecniche di attacco. Le tecniche di attacco sono normalmente sotto falsa identità, sotto forma di seduzione e sotto forma di raccolta di informazioni sulla preda che intendo aggredire. E poi vedete, gli attacchi possono essere personali, se sono uno a uno, possono
possono essere anche attacchi sociali, è un intero gruppo anche online che attacca un singolo sulla chat, ad esempio, o escludendolo dalla chat, oppure lanciandogli insulti di ogni tipo. Naturalmente a delle tecniche di attacco corrispondono delle tecniche di difesa. Per cui vedete, all'interno di queste palestre che noi dovremmo in qualche modo costruire, anche nei nostri territori, appunto si imparano le tecniche preliminari, quindi di dialogo con i colleghi, con gli amici, con i parenti, si impara a cercare, a selezionare l'informazione, si impara a gestire l'anonimato, l'identità e la reputazione, si imparano naturalmente le tecniche di controllo del tempo, dell'azzeramento dei rapporti digitali con certi soggetti poco raccomandabili, eventualmente si può finire anche, come dire, qualcuno espone anche denuncia, perché quando le cose si fanno davvero gravi non c'è altra poi via d'uscita spesso, però io naturalmente io non uso, a me l'atteggiamento, cioè, l'idea di chiamare, come dire, le forze dell'ordine a gestire questa cosa mi lascia un po' perplesso, perché in realtà è solo l'ultimo dei possibili approdi delle faccende. Spesso i conflitti rimangono come dire, sconosciuti, rimangono al di fuori, difficilmente le vittime si espongono, magari anche andando anche solo a parlarne con i parenti e con gli amici, figuriamoci se hanno la forza di andare a denunciare. Quindi in realtà bisogna lavorare molto prima. Le forze dell'ordine sono l'ultima soluzione. Quando ormai le cose sono irreparabili, normalmente si finisce a chiamare la polizia. Tecniche sociali, vabbè, nell'azione, cioè, in realtà nelle palestre si impara anche, come dire, si imparano le regole della solidarietà, del mutuo appoggio, e quindi sì, anche questi valori vengono poi adottati online. Scendendo più nel tecnico, ma ho chiuso, giuro che naturalmente questa lezione finisce qua, si impara a tracciare le immagini, si impara a tracciare un indirizzo email, si impara a gestire un rapporto su una chat video o vocale, si impara a tracciare numeri di telefono, a capire un sito web, chi è il proprietario, da quali paese, da quali città eventualmente siamo contattati, si impara a fare la ricerca inversa per immagini che abbiamo visto per le fake news, si impara naturalmente a trovare le applicazioni che normalmente, come dire, noi utilizzatori così di base non andiamo mai ad indagare. Ecco. I nostri figli, i nostri allievi dovranno imparare ad utilizzare codice digitale, dovranno imparare anche a sviluppare algoritmi, perché il futuro naturalmente non può non essere che non solo quello, non ci saranno solo gli algoritmi, ma gli algoritmi la scuola si deve prendere il compito di cominciare a insegnarne il funzionamento, perché se non sei consapevole, non li sai padroneggiare gli algoritmi, semplicemente li subisci. E quindi la sfida è tra schiavitù e libertà, sostanzialmente. Con quest'ultima slide io chiudo la presentazione, chiudo la presentazione e torno a vedere qualche vostro viso, perché appunto direi che basta così in termini di suggerimenti. Se ci sono delle domande, naturalmente sono pronto qui a rispondere. Magari la collega Camilla Ridolfi, che gestisce la registrazione, può anche interromperla eventualmente. Rimaniamo però solo qualche minuto in linea ancora per poter rispondere a qualche domanda, se ce ne sono. In ogni caso, un caro saluto a tutti quanti.